Buonasera e benvenuti a questa nuova tavola rotonda dell'evento più importante dell'anno che riguarda appunto l'intelligenza artificiale. Allora, oggi il tema che tratteremo è il tema delle imprese italiane e il rapporto con l'intelligenza artificiale. Come vedrete, spazieremo su temi e settori diversi che coinvolgono appunto l'intelligenza artificiale e lo faremo con aziende e protagonisti di queste aziende veramente molto autorevoli e quindi attenzione, rimanete. Ricordo che appunto l'AI Week si terrà dal 9 al 13 maggio. Sul sito aiweek.it ci sono tutte le indicazioni per poter iscriversi. Io sono Paolo Leccese, direttore editoriale di Casa Italia Radio. Potete ascoltarci in questo momento anche lì su Casa Italia Radio, ma soprattutto sui social network dove siete connessi, quindi YouTube, Facebook, LinkedIn. E appunto ci piace se interagite, se magari scrivete qualche suggerimento o qualcosa anche che emerge durante questa nostra tavola rotonda. Allora, intanto io inizierei col presentare gli ospiti e lo farei in ordine alfabetico, ma al contrario, semplicemente per dare e rispettare il Galateo e dare quindi, prima di tutto, il benvenuto a Silvia Zagaria, Business Unit Software di Tech Data. Benvenuta, Silvia. Grazie Paolo, benvenuto. Ok, poi Mario Petruccelli, Software Development presso Zulla. Ciao a tutti. Benvenuto anche a te. Grazie. Alfredo Nulli, VP Portfolio e Center of Excellence di Nuvol. Buon pomeriggio a tutti, grazie Paolo. Nicolas Moreno, AI Engineer presso Officina Tecnologica. Paolo Buonasera a tutti. Lombardo, direttore operativo presso X Servizi. Buonasera a tutti, grazie Paolo. Marco Grespigna, founder and CEO presso Think Forward Group. Microfono. Scusate, eccomi qua, saluti a tutti. Dario Freddi, CEO presso Seco Mind. E Buongiorno, buongiorno a tutti. Davide Bottalico, Digital Healthcare e Innovation Director presso Takeda Italia. Allora, Buon pomeriggio a benvenuti. tutti voi. Globalmente benvenuti a tutti. Oggi cerchiamo di rispettare alcune piccole regole, 2 o 3 minuti per risposta. Le domande sono tante, le curiosità sono tante. Cerchiamo appunto ognuno di voi di darci un contenuto di qualità che possa essere appunto divulgato attraverso questa tavola rotonda. Partiamo subito perché così riusciamo a sfruttare bene il tempo che abbiamo a disposizione e inizio con una domanda e vorrei coinvolgere subito Mario Petruccelli di Zulla e Silvia Zagaria. Qual è il rapporto tra l'intelligenza artificiale e il business? Dove si misurano i migliori benefici nella sua applicazione e quali settori sono più attratti? Inizierei da Mario. Ma il Galateo non si fa con No, 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 Mario. no. Iniziamo da Mario direttamente perché poi con Silvia devo, diciamo, sistemare alcune cose di questa domanda che Va secondo me bene, Silvia ci può dare un pochino, diciamo, un supporto maggiore. E poi fammi fare a me il volentieri. moderatore, scusami, Mario. Allora, il rapporto tra AI business sta diventando sempre più stretto, soprattutto nelle grandi imprese. Uno studio condotto dal Politecnico di Milano, dice che oltre il 59% delle grandi imprese italiane ha adottato un progetto di intelligenza artificiale. I benefici di questa all'interno di un'azienda possono essere tanti e diversi, ma da un punto di vista molto, molto, molto pratico si può pensare agli AI come a uno strumento che in generale abbatti i costi, aumenta il ricavato e migliora la qualità del lavoro. Per fare un esempio, lei è molto efficace se si tratta di imitare un comportamento macchinoso con regole chiare che governano un processo. Sicuramente, se è molto più veloce dell'uomo e quando svolge un lavoro, si ha un risultato di affidabilità più alto in confronto all'operato umano. Tutto questo si traduce in abbattimento dei costi, più risultati in meno tempo, qualità del lavoro più alta e non si è più costretti a ripetere un'operazione macchinosa, in fondo ricavi più alti, quindi una riduzione degli errori che generalmente risulta in maggiori introiti.
Silvia, dunque Tech Data è anche un po' un intermediario, no? Tra chi produce intelligenza artificiale e chi poi la utilizza, il consumatore finale, diciamo così, l'impresa e l'azienda che alla fine utilizza l'intelligenza artificiale. Ecco, cosa avete registrato voi che siete nel mezzo come settore più attratto dall'intelligenza artificiale? Sì, allora, intanto faccio una considerazione. Se fino a 10 anni fa circa le barriere all'introduzione delle imprese erano legate alla mancanza di strumentazione per quanto riguarda, diciamo, l'attitudine all'intelligenza artificiale o di capacità analitiche inadeguate, il tema oggi non è tecnologico, ma è principalmente culturale e di competenze specifiche. Secondo uno studio, infatti, oggi circa il 70% dell'effort relativo a un progetto AI è per il ridisegno dei processi, il 10% per la scrittura di algoritmi e solo il restante 10% relativo alla parte tecnologica. Quindi in questo scenario, con questo osservatorio, il nostro ruolo è quello di creare un ecosistema in grado di accelerare le opportunità di business attraverso le competenze, la capacità consulenziale e numerosi asset e servizi che mettiamo a disposizione dei partner. Quindi ci poniamo come aggregatori di soluzioni per promuovere e sviluppare l'innovazione e far scaturire nuove collaborazioni all'interno del panorama italiano dell'intelligenza artificiale. Il nostro obiettivo, quando si parla di disintermediazione, è quello di democratizzare l'intelligenza artificiale, mettendo a disposizione del mercato le soluzioni e offrendo una serie di servizi a valore come attività di marketing, formazione, consulenza, demo, eccetera, eccetera, per far sì che sempre più realtà possano accedere facilmente ai vari casi. Per quanto riguarda la nostra esperienza, parlando di settori, quello che sul quale abbiamo raccolto una maggior parte di casi d'uso è il retail, ma anche finance e smart city sicuramente, healthcare ha riscontrato, insomma, un certo tipo di interesse. La tecnologia che abbiamo visto maggiormente utilizzata in ambito retail è quella del visual recognition e video analysis, quindi soluzioni di analisi video che aiutano a comprendere come i visitatori si muovono all'interno di un'area di vendita, determinando le zone più affollate e stimando il numero di persone in un determinato luogo a una determinata ora del giorno. Quindi tutte soluzioni molto utili per realtà come stazioni, musei o anche negozi e ristoranti, per esempio. Allora, oggi toccheremo vari settori dell'intelligenza artificiale, arriveremo a parlare anche di sanità, parleremo di sicurezza, parleremo di marketing, quindi toccheremo un pochino tutte le leve che ruotano intorno a questa grande industria che poi coinvolge tanti settori. Allora, continuando a restare su come può essere sfruttata al meglio l'intelligenza artificiale, sta muovendo i suoi primi passi ormai da tempo anche nell'ambito della creatività. Allora chiedo sempre a Mario Petruccelli, pensi che un giorno questa abilità in azienda possa essere demandata totalmente o in parte all'intelligenza artificiale? Ma allora, ci sono sistemi di AI in grado di completare compiti che noi percepiamo come creativi, poiché noi esseri umani useremmo l'emisfero destro, quello che è etichettato come creativo, per risolverli. Le AI non ha abilità creative per sua natura, ci sono però dei sistemi di AI che se visti in opera metterebbero in dubbio quello che ho appena detto, tanto il risultato di questi sistemi risulti effettivamente creativo ai nostri occhi. Da qui a dire che l'AI possa sostituire una figura professionale, il passo è molto lungo. Ci sono modelli che permettono appunto il supporto a questo ambito e sicuramente sarà un acceleratore di creatività, ma non credo si possa sostituire un umano. Insomma, l'AI sarà un bel supporto. La stessa cosa la chiedo a Nicolas Moreno di Officina Tecnologica. Eccomi. Sì, allora, innanzitutto concordo con quello che ha appena detto Mario, nel senso che vediamo anche noi come azienda la questione come un supporto, non una sostituzione. Già adesso si fa così e poi per una sostituzione completa probabilmente siamo ancora ancora un po' troppo presto, anche a livello tecnologico. Però diciamo che sì, come diceva appunto Mario, è possibile addestrare comunque le macchine, quindi insomma i software, a
prendere dei dati, quindi ricevere dei dati, e sulla base di quei dati andare poi dopo a generare, nel caso nostro, quindi di Officina Tecnologica, che ci occupiamo di intelligenza artificiale conversazionale, quindi di andare a generare dei testi, oppure delle risposte dovute a delle domande. Però tutto parte sempre da una base di informazioni che vengono date, quindi diciamo che appunto può sembrare creativo, ma in realtà è tutto molto logico e schematico attualmente. Ecco, ma chiedo adesso a Mario, ma anche scrivere un blog si potrebbe fare attraverso, sì, l'intelligenza artificiale? Diciamo che ci sono modelli di natural language generation che hanno questa abilità di scrittura molto molto alta a livello qualitativo. Cito GPT-3 di OpenAI, per esempio, che è lo stato dell'arte in campo NLG, che è quel famoso modello dell'azienda di Elon Musk, insomma, l'OpenAI, non so se penso sia abbastanza famosa, e di fatto questo tipo di strumento ha agganciato ovviamente del software che poi permette di usarlo, sì, effettivamente va a costituire una parte che può essere considerata creativa di fatto, quindi si prende una stringa di testo, la si dà in pasto a questo modello di NLG e quello che viene fuori è un risultato sbalorditivo, perché è stato un modello addestrato su un grossissimo numero di documenti in molte lingue e il risultato effettivamente è wow. E non è creatività pura, però ecco, è qualcosa che si avvicina molto a quello che noi pensiamo essere creativo. Ok, Ico, ci siamo fatti un sacco di amici copywriter in questo momento. Marco Crespigna di Think Forward Group. Quando pensiamo alle grandi aziende, spesso pensiamo a grandi organizzazioni dove i problemi vengono spacchettati e risolti. Ecco, ma anche a queste grandi aziende, o soprattutto a queste grandi aziende, serve l'intelligenza artificiale? Ma sicuramente sì. L'intelligenza artificiale è fondamentalmente trasversale, non dipende tanto da quanto è grande l'azienda o piccola, dipende da quanto l'azienda abbia il coraggio e la voglia di investire oggi su tecnologie che diventeranno probabilmente di grande utilizzo comune fra non molto, ma impegnarsi nell'andarla, come dire, ad applicare laddove può realmente dare un vantaggio anche immediato. Io ho un'esperienza sia di azienda molto grande come amministratore, ma anche di start-upparo, diciamo così, e diciamo per vita vissuta posso dire che in tutti questi casi c'è sempre un modo per utilizzare questa tecnologia ed è estremamente efficace, come magari potremo dire anche diciamo nel proseguo. Allora passiamo invece adesso a un settore che probabilmente può ricevere tantissimo dall'intelligenza artificiale, che è il settore della sanità. Chiedo a Davide Bottalico di Takeda: se dovessi definire il fattore chiave abilitante l'adozione dell'intelligenza artificiale nel mondo della salute, tra tecnologia, processi e persone, quali indicheresti? È una bellissima domanda questa. Allora, io escluderei immediatamente la tecnologia. La tecnologia non è un problema. Oggi abbiamo tecnologia forse superiore a quelle che sono le nostre necessità, soprattutto nel campo della salute. Si può fare veramente di tutto, di più, per cui non rappresenta un problema la domanda e l'offerta in termini di tecnologia e di innovazione. Sui processi, ecco, i processi bisogna, già qui la cosa diventa un po' più complessa, perché bisogna fare i conti con tutta la parte di normative, quindi sia dal punto di vista legale fino a spingersi alla gestione della privacy. Voi sapete bene che soprattutto nel contesto europeo noi abbiamo il GDPR, che è piuttosto restrittivo, nel senso che lascia poco spazio alla creatività rispetto all'utilizzo dei dati per la gestione di salute. E quindi questo potrebbe rappresentare qualche problema. Però se ti devo indicare la mia risposta alla tua domanda, sono le persone il fattore in questo momento che frena l'adozione di questa tipologia di tecnologia
dello scarico della tecnologia nel settore salute. Non abbiamo una preparazione particolare, purtroppo, nel campo, sia nel campo medico scientifico, quindi intendo le persone che sono sul campo e che ruotano attorno alla cura dei pazienti, quindi quelli che noi chiamiamo caregivers, ma caregivers allargati, quindi non solo familiari e parenti, ma dall'infermiere al medico di medicina generale fino allo specialista ospedaliero. Questo è un problema, perché nei prossimi anni noi vedremo una crescita nel tentativo di adozione di queste tecnologie nel settore salute, che non viene controbilanciato da un aumento della cultura delle persone che la dovranno gestire, e questo comporterà molti problemi. Io più volte ho esortato e ho spinto accanto ai programmi, che come i grossi macro programmi intendo, come può essere il PNRR, di curare molto l'aspetto legato alla formazione del personale e delle persone coinvolte, perché quello sarà il fattore abilitante. Senti, Davide, ma diciamo, tutta questa tecnologia non rischia di far aumentare la distanza tra medico e paziente, rendendo, diciamo, così il patto di cura meno efficace? Anche questa domanda non ha una risposta perfetta, perché potrebbe succedere. In realtà alla fine non ci potremmo rendere conto fra 10 anni che l'efficacia di cura, dove per efficacia di cura andiamo a misurare l'effetto finale dopo tutti gli sforzi che sono stati messi in campo sul paziente, potrebbe essere meno efficace, meno decisiva di quello che abbiamo oggi. Perché in realtà i meccanismi su cui si fonda la medicina oggi sono abbastanza meccanismi ancora abbastanza tradizionali. E infatti questo è un altro aspetto. Deve evolvere un po' il modo di fare medicina. Faccio un esempio su tutti. Noi in questo momento stiamo facendo una medicina, non voglio dire basata sul 1600, perché sarei molto provocatorio, non lo voglio dire, ma gli ospedali, come voi sapete, sono stati inventati nel 1400 e hanno avuto l'exploit nel 1600. Però facciamo sicuramente una medicina anni 70, ecco, questo lo posso dire, quindi una medicina 50 anni fa, che vuol dire? Non che vuol dire che facciamo la medicina come la si faceva nel 1970, ma le dinamiche sono quelle del 1970, cioè noi prendiamo delle persone, quando sono malate le mettiamo in un posto fisico che è l'ospedale, con la speranza di riuscirle a curare e poi farle ritornare in comunità una volta sane. Ora questo non accade più, perché le patologie acute che si risolvono in ospedale, un intervento chirurgico, un'infezione batterica respiratoria, faccio per dire, sono il 10% della domanda in salute. Il 90% sono patologie croniche, patologie come il diabete, patologie come l'ipertensione, patologie come le broncoproliferative croniche ostruttive, senza poi pensare a tutte le malattie neurodegenerative e anche quelle oncologiche. Ebbene, lì non è che tu, se prendi una persona con questa patologia, la metti in ospedale, gli fai una terapia, la curi e la persona esce che è guarita. No, assolutamente no. Deve essere gestita quotidianamente sul territorio. E per gestire quotidianamente milioni di persone sul territorio, non è possibile mantenere il rapporto che si tiene in ospedale di un medico e 10-15 pazienti. Perché quanti medici avremmo necessità di avere? E allora l'unica soluzione sarà l'intelligenza artificiale. Questa è una bella chiave di lettura, però ecco, parliamo di grandi aziende, cioè gli ospedali sono grandi aziende, finora, diciamo, nell'immaginario collettivo, chi può permettersi di dotarsi di intelligenza artificiale? Poi ovviamente portato a terra questo discorso ci fa entrare anche nelle case, ma magari lo faremo tra poco. Però volevo chiedere a Marco Crespigna e a Silvia Zagaria, l'intelligenza artificiale possiamo dire che va bene ed è adatta anche e soprattutto per le piccole e medie imprese per poter fare quel salto di qualità che probabilmente oggi ci si aspetta? Lascia Marco. Silvia o Marco, Marco, ok. Vai Marco, no. Vai Marco. Silvia, allora, lasciamo sempre come ciliegina, perché è l'unica donna, dobbiamo, insomma, con parsimonia dobbiamo gestire. Allora, assolutamente è estremamente indicata per la piccola e media impresa, nel senso che io personalmente utilizzo strumenti e piattaforme di intelligenza artificiale per gestire molte delle attività di piccole imprese che fanno parte del gruppo o di startup, in particolare
tutto quello che è il mondo della comunicazione, della relazione con i clienti, della gestione appropriata cliente per cliente, quindi personalizzata, e anche dal lato interno dell'ottimizzazione del tempo delle persone che lavorano in azienda. Ecco, da questo punto di vista l'intelligenza artificiale è estremamente, potrei dare dei numeri molto precisi rispetto a quanto uno strumento di intelligenza artificiale può semplificare la vita e far risparmiare. Io credo che la cosa che l'intelligenza artificiale fa di più è far risparmiare tempo, cioè liberare tempo per creare più valore, piuttosto che saving poi strutturali, che ovviamente ci sono, ma la vera, quello che io ho sperimentato ormai da un paio d'anni, utilizzando tra le altre cose anche la piattaforma di Zulla, per esempio, tanto per dire cose concrete, e quello che ho sperimentato è l'effettivo risparmio di tempo delle persone che lavorano e di avere molto più tempo per lavorare sulla creazione di valore per l'azienda, per il proprio ruolo. Questo secondo me è veramente, se l'imprenditore, il piccolo imprenditore cogliesse e quando lo farà sarà estremamente sorpreso, se cogliesse questo elemento sicuramente investirebbe risorse. Tra l'altro, proprio per essere concreti, investire oggi in intelligenza artificiale è vantaggioso perché spesso ci sono anche dei finanziamenti che ti sostengono in questo tipo di attività, e seconda cosa ti consente anche di dare un servizio migliore poi al tuo cliente, e quindi questo ovviamente è un ennesimo vantaggio di utilizzare l'intelligenza artificiale, e lo dico proprio per vita vissuta tutti i giorni ormai da più di un anno. Silvia. Microfono. Tante che le piccole imprese si avvicinassero all'intelligenza artificiale, i dati del Politecnico di Milano ci dicono in realtà che solo il 6% di queste ha avviato almeno un progetto sull'intelligenza artificiale, per cui sicuramente emerge una certa reticenza da parte di queste realtà nell'affrontare la tematica, e le motivazioni sono ovviamente le più disparate. Proprio partendo da questa esigenza, noi TechData abbiamo deciso di lanciare un progetto che si chiama TechLab. È un solution lab dedicato all'intelligenza artificiale che offre tecnologie multivendor, coinvolgendo nel progetto tutti i principali leader tecnologici, insomma i principali che conosciamo, Microsoft, IBM, Dell, Nvidia, ma moltissimi altri, aumentando le opportunità di business e di partnership. Tornando al tema delle PMI, i nostri interlocutori per questo progetto sono i solution provider e i system integrator. Per i solution provider che fanno leva sull'intelligenza artificiale, TechLab è una vetrina con visibilità internazionale che li aiuterà a crescere sul mercato, aumentando la lead generation e sviluppando la propria reputation. Per i sistemi integrator, TechLab è un acceleratore di opportunità perché consente di individuare soluzioni innovative da portare sui clienti partendo da casi d'uso già testati. Con questo progetto noi abbiamo una grande ambizione, che è quella di ampliare le collaborazioni sul mercato attraverso partnership con attori che stanno al di fuori dall'ambiente nostro solido, quindi il tradizionalmente legato all'information technology, creando dei servizi innovativi sia nell'ambito della formazione sia in quello dell'organizzazione aziendale, perché abbiamo visto che una delle problematiche era proprio una problematica culturale, quella di affrontare, approcciare l'intelligenza artificiale. Quindi l'ambizione è quella di non fermarsi a parlare solo di soluzioni da vendere, ma di sviluppare proprio nuovi modelli di business, aumentare le competenze, dando alle imprese la consapevolezza e la convinzione che il mercato di fatti è già pronto a supportare questo tipo di evoluzione. E noi siamo qua per aiutarle. Allora, volevo chiedere a Nicolas Moreno e a Paolo Lombardo, allora, l'approccio delle aziende rispetto al fatto che l'intelligenza artificiale faccia cambiare un po' la percezione di risparmio, cioè non pago una persona ma pago un'altra cosa che per 24 ore al giorno, per 7 giorni su 7 compie degli atti che mi servono per marketing e vendita. Quanto secondo voi le aziende sono proiettate nella direzione di risparmio, quanto invece sono proiettate nella direzione di efficienza?
e inizia Nicolas. Ok, scusa, non avevo capito chi doveva cominciare. Ok, ma allora, innanzitutto noi quello che stiamo notando è che molto dipende anche dalla nicchia di mercato, quindi diciamo appunto la tipologia di cliente che si approccia a questo tipo di soluzioni. Alcuni sono più prontati per ragionare sul costo, quindi sul risparmio, altri invece sono più legati ad una esigenza, come dire, estrema, che quindi comincia effettivamente a dargli dei problemi non solo a livello di costi, ma proprio anche in termini di produzione. Quindi io direi che anzitutto questo è quello che abbiamo riscontrato, poi ripeto, sempre per quanto riguarda l'ambito dell'intelligenza artificiale conversazionale. E adesso l'altro pezzo della domanda qual era? Era più risparmio o più ricerca di efficienza dall'intelligenza artificiale? Ok. No, direi che essenzialmente magari, ecco, PMI tende più, sempre per la nostra esperienza, al risparmio. Dalle medio-grandi aziende in su invece si guarda all'efficienza. Paolo? Eccomi. Allora, per quanto riguarda, insomma, la domanda che hai appena fatto, Paolo, ti posso dire che per la nostra esperienza noi ci siamo resi conto, quindi parlo di aziende per lo più che si occupano di retail GDO, quindi food e catene di abbigliamento, l'intelligenza artificiale viene utilizzata ed è stata utilizzata per lo più per quanto riguarda l'aspetto della vendita, quindi tenendo in considerazione il marketing o comunque, diciamo, il fatturato che viene prodotto dall'azienda. Tuttavia, invece, noi portiamo un tipo di ragionamento diverso, cioè non si può andare, diciamo, a ragionare unicamente sul marketing, sul fatturato e sui profitti, ma bisogna tenere in considerazione anche un altro dato che è fondamentale, cioè quello delle perdite. In particolar modo in queste grosse aziende c'è un problema, diciamo, ormai duraturo nel tempo, che è quello delle differenze inventariali, quindi di quelle che sono le perdite dovute dai furti all'interno dei negozi. Un problema che purtroppo ad oggi viene affrontato con un approccio che è sempre un pochino quello di rincorsa. Noi invece, come X Servizio, con il nostro servizio Pelta Sicurezza Retail e GDO, andiamo un pochino a invertire il costrutto strategico, cioè andare ad agire di prevenzione, quindi rispetto a quelli che sono questi reati e queste fenomenologie all'interno dei negozi, portando un abbattimento e quindi un risparmio considerevole sia di quelle che sono le perdite, e possiamo portare dei numeri che sono molto importanti, parliamo dell'abbattimento del 30% all'interno di ogni singolo negozio e un abbattimento del 70% sull'intera catena. E quindi, ripeto, è un aspetto molto importante questo per quanto riguarda le aziende, proprio perché ovviamente più risparmi, ovviamente più investimenti nuovi all'interno appunto della sicurezza, e quindi si mette, diciamo, in circolo un moto che consente appunto di essere anche più performanti sotto questo punto di vista. Allora, vado da Dario Freddi, perché adesso spaziamo per retail, grande distribuzione, salute, così. Adesso andiamo un po' sulla casa, che a me piace tanto, quindi sul mattone, gli edifici. Ecco, i nostri edifici sono sempre più connessi e grazie all'intelligenza artificiale e l'internet delle cose, insomma, siamo sempre quando entriamo in una casa ci sono sempre più oggetti che parlano con l'esterno senza che noi gli diciamo di fare nulla. Quale sarà il ruolo delle aziende tecnologiche a supporto di questi edifici sempre più smart? Ma allora, diciamo che quando si parla di edifici smart in generale, che siano poi ad uso commerciale o personale, oggi penso che esista un tema che è veramente trasversale, che è quello dell'efficientamento energetico, che chiaramente, come dire, ha tante radici, ma sicuramente anche gli ultimi eventi ci stanno portando a dire che risparmiare energia è sempre più inevitabile per le più diverse ragioni. Ecco, io penso che da quel punto di vista c'è una grande opportunità, perché chiaramente quando si parla di intelligenza artificiale, di riduzione dei costi, come anche altri colleghi hanno giustamente detto in precedenza, bisogna sempre guardare dei casi concreti e misurabili.
Io penso che proprio l'energetico sia uno di quei settori dove misurare un guadagno, in questo caso un risparmio, sia estremamente semplice, perché banalmente si può andare a guardare quanto si è consumato prima e quanto si è consumato dopo. Per esperienza diretta vi direi che oggi ci sono tantissime aree di intervento su cui è possibile agire, dal condizionamento alla sensorizzazione degli edifici per andare ad applicare delle policy più specifiche nella gestione di tutta la parte termica, piuttosto che controllare la gestione degli apparati all'interno di un edificio come può essere un ospedale, come si citava prima. Quindi ci sono secondo me tantissime aree di intervento dove chiaramente raccogliere tanti dati e applicare intelligenza artificiale on top diventa davvero strategico per quello che poi riguarda un risparmio anche consistente. E io credo che questo tema sarà davvero pervasivo da qua in avanti. In realtà secondo me già lo è, ma lo vedremo sempre più spesso e sempre più spinto da tanti punti di vista. Allora, volevo parlare con Alfredo Nulli adesso e volevo chiedere, appunto, a proposito di, cioè, stiamo parlando tanto di intelligenza artificiale, ma il presupposto è che il nostro paese sia all'altezza di recepire una domanda di digitalizzazione così importante. Dal punto di vista di Nuvol, cosa registrate, qual è la situazione, cosa state facendo, dove stiamo andando? Innanzitutto Nuvol, all'interno del gruppo DIM, è un cloud provider e all'interno della mia struttura ho una struttura molto importante per la creazione di soluzioni AI e machine learning che diamo ormai embedded all'interno di altre soluzioni. Questo è una cosa che ci tenevo a dire, ormai l'AI e machine learning spesso è all'interno dell'utilizzo comune. Prima la domanda che facevi era le sbombi di un business, come lo utilizza? Lo utilizza tantissimo anche inconsapevolmente, no? Questo è un po' uno dei temi di controllo e di che poi magari affronteremo successivamente. Rispetto alla digitalizzazione del paese, noi stiamo vedendo un cambio di flussi digitali verso le aziende. L'Italia si sta dotando rapidamente di infrastruttura che io chiamo bidirezionale, infrastruttura che permette l'interazione tra creatori di contenuti e fornitori di contenuti e crea proprio questo modello di interazione che è propedeutico all'utilizzo dello scambio dei dati e quindi propedeutico anche all'utilizzo di algoritmica intelligente sia al cloud ma soprattutto all'edge. L'edge diventa fondamentale in questo scenario, è un edge non teorico ma un edge pratico, perché ricordiamoci sempre che se io sto sull'autostrada sulla A24 ho deciso di far frenare la macchina con un algoritmo di intelligenza artificiale che gira nel cloud di Francoforte, se non ho un edge vicino alla strada 24, ovviamente la macchina andrà dritta. Ovviamente la risposta no, non andrà dritta, è una battuta, ma il valore dell'infrastruttura è importante. Una battuta finale in questa frase è questa: il termine latenza, che fino a qualche anno fa era un termine strettamente ingegneristico, oggi è un termine che sta sui tavoli degli executive, perché misura la capacità di essere distanti dal dato e dalle applicazioni critiche. La data gravity, il dato pesa, e quindi è fondamentale avere latenze in grado di poter gestire questa distribuzione di dati per le aziende. Questo è il grande salto che si sta facendo, la consapevolezza della presenza del dato e la sua distribuzione è uno dei fattori fondamentali. Torno un secondo da Paolo Lombardo e da Dario Freddi. Abbiamo parlato con loro di sicurezza e immobili. Sicurezza e immobili che si reggono più o meno su due fattori. Sicurezza fisica, cioè abbiamo parlato di magazzini, di quello che rimane, che dei furti che fisicamente avvengono all'interno dei negozi, ma c'è anche quella sicurezza informatica che però coinvolge trasversalmente un po' tutto il mondo del dove abitiamo, il mondo del dove lavoriamo, il mondo del dove compriamo. Ecco, inizio da Paolo. Come l'intelligenza artificiale in entrambi i casi, quindi sicurezza fisica, sicurezza informatica, può darci una mano? Sì, allora sicuramente l'intelligenza artificiale va diciamo a supporto di una serie di processi che vengono normalmente svolti dall'uomo, in particolar modo nel nostro caso all'interno di queste grandi catene. Questa è un'esperienza che insomma tutti viviamo quotidianamente, vediamo che la sicurezza viene svolta da parte di soggetti, ok,
ambiente, che sono deputati appunto proprio a questo. L'intelligenza artificiale, per sua vocazione, in particolar modo applicata al settore della sicurezza, cosa va a fare? Cioè va a snellire tutta una serie di procedimenti. In particolar modo, nell'ambito appunto della nostra esperienza, la sicurezza veniva fatta in maniera un pochino empirica, no? Cioè andiamo a distribuire le nostre risorse, in questo caso umane, in maniera un pochino a naso, cioè dove io credo che possa venire qualcosa, o addirittura, o peggio possiamo dire, vado a svolgerla sulla base di quello che è avvenuto nel passato, cioè quello che è successo l'anno scorso, io mi baso su quello per andare, diciamo, a distribuire le mie risorse in visione di quello che accadrà domani. Questo, diciamo, è un approccio sbagliato e anche dannoso a volte, perché comporta costi e, diciamo, scarsa efficienza appunto da parte di queste risorse. L'intelligenza artificiale consente proprio appunto invece di andare a cambiare un pochino questo approccio, fornendo quindi un dato che è scientifico, basato, diciamo, su dati e su studi appunto scientifici che sono stati svolti, e consente quindi, diciamo, di andare a fornire, ecco, un tipo di approccio, soprattutto un tipo di strategia che è diversa, quindi basandoci su dati certi, andando a ottimizzare le nostre risorse, consentendo quindi anche di avere un risparmio in quelli che sono, diciamo, sia i costi di gestione della sicurezza, ma anche appunto proprio quelle che sono le perdite all'interno del negozio stesso. Dario, per quanto riguarda le case, no? Cioè, ci aspettiamo che qualcuno possa entrare in casa senza il nostro consenso, per esempio attraverso l'hackeraggio dei nostri sistemi informatici che controllano per esempio le aperture, o comunque che controllano i nostri sistemi. Ma allora, la sicurezza degli endpoint, come si suol dire, è un tema che esiste da quando esistono dei dispositivi connessi, e poi, come sempre succede, la sicurezza informatica è un tema che torna in maniera ciclica sui tavoli di tutti in base alle notizie del giorno, che sicuramente non è un approccio spesso e volentieri troppo costruttivo. Devo dire che ultimamente, proprio, diciamo, con Secomind e Seco, abbiamo stipulato una partnership con una startup italiana che ha anche sede in America, su cui proprio ci siamo focalizzati sulla parte di sicurezza degli endpoint, ovvero utilizzare l'intelligenza artificiale per assicurarsi che quello che viene eseguito a bordo di questi dispositivi sia effettivamente ciò che dovrebbe essere eseguito. E questo è sostanzialmente per farla estremamente semplice, il punto chiave, perché quando viene violato un dispositivo, la cosa che può succedere è che un attaccante, comunque un agente malevolo, va a cambiare quello che dovrebbe fare quel dispositivo e generare quindi degli output di tipo differente. Monitorando quello che succede a bordo e i dati che vengono trasmessi, è possibile identificare se ci sono delle cose che non stanno andando, per dirla, diciamo, molto da bar, per dirla in questo modo, ed è possibile a quel punto intervenire eventualmente o bloccando la connessione o mettendo il dispositivo cosiddetto in blacklisting ed evitando che vengano fatte altre azioni da remoto. E questo, secondo me, è un punto fondamentale che oggi è molto sensibile per i casi d'uso critici, quindi magari, ecco, hai parlato di apertura delle porte, quindi di azioni sui varchi, che sicuramente sono una delle parti più sensibili, ma mi verrebbe da dire che ci sono tante altre zone dell'edificio che sono critiche, o anche in altri ambiti, tipo il transportation, ne viene in mente uno. E secondo me però domani sarà un qualcosa che più questa famosa curva di attenzione della sicurezza verrà alzata, più diventerà rilevante. Allora, abbiamo parlato siamo arrivati nella fase finale di questa tavola rotonda, siete stati bravissimi, avete rispettato i tempi, io pensavo peggio, invece veramente molto bravi, complimenti, si vede che siete professionisti. Allora, no, abbiamo parlato di energia, abbiamo parlato di salute, abbiamo parlato di marketing, abbiamo parlato di sicurezza e di telecomunicazioni. Adesso vorrei fare un giro di tavolo partendo proprio da Alfredo Nulli di Nuvol su questo tema. Quali sono le basi per un approccio etico dell'intelligenza artificiale? Perché tutto questo poi muove anche alcuni elementi su cui vale la pena di porre attenzione. Allora, Paolo, la parola etica per noi ha un valore estremamente pragmatico e tangibile. Purtroppo nell'immaginario collettivo la parola etica assume un tono ovviamente filosofico. Nel caso specifico delle AI vede invece schierati una serie di norme e strumenti che possano garantire che l'algoritmica sostanzialmente sia aderente a determinati requisiti. L'Unione Europea sta normando il mercato dell'AI, a mio modestissimo parere la sta sovranormando, rischiando di fermare l'innovazione se la differenziamo dal mercato statunitense
o dal mercato, per esempio del Middle East, facevi riferimento prima, real estate, dove i temi del controllo remoto e l'utilizzo delle AI per dei sistemi di house e quant'altro è molto diffuso. Tornando alla tua domanda, per il tema dell'etica entra pesantemente e tutte le aziende dovranno dotarsi by design di strumenti che riescono a monitorare l'aderenza a principi etici. I principi etici sostanzialmente dell'intelligenza artificiale sono quelli noti a tutti: la spiegabilità, la responsabilità, quindi una governance, la sicurezza, che sia umanocentrica, che sia giusta e equa. Tutti questi principi l'Unione Europea li sta normando e noi, nelle nostre fabbriche di sviluppo software, implementiamo dei criteri anche a controllo su terze parti che permettono di validare la catena affinché un algoritmo sia etico. Ci riusciamo? Non ci riusciamo. Questo ce lo forza la governance che l'Unione Europea ci sta per adottare come la classificazione. Sicuro una cosa, voglio dare un messaggio molto chiaro. Non c'è nel non sviluppatore mai l'intenzione di andare fuori dal binario etico. Lo sviluppatore cerca di dare risposte, o il data scientist o il data analyst quando viene utilizzato, dare risposte rispetto alle domande che i dati gli danno e che i dati gli chiedono. La normativa serve proprio a regolamentare questo. Di nuovo rifaccio l'affermazione prima. Chiedo al regolatore, specialmente europeo, di non sovra-regolamentare un mercato che è in crescita, anche nelle start-up che hanno bisogno di liberare la loro capacità creativa e non sopprimerla. Quindi bisogna trovare il giusto compromesso tra le due cose, sostanzialmente. Sono curioso di conoscere l'approccio etico del mondo farmaceutico e della salute. A proposito di Davide, qual è il tuo pensiero rispetto all'intelligenza artificiale e all'etica? Allora, il mio pensiero è in linea con quanto ha detto prima Alfredo, cioè nel senso che si sta normando e forse ipernormando tutto. La cosa che deve far stare tranquilli tutti è che la parte etica rimarrà nella mano dei medici. Nelle mani dei medici. L'intelligenza artificiale è un tool, dovete pensarlo sempre, soprattutto nel campo della salute, come se fosse una calcolatrice, come se fosse anche, per fare un esempio che forse si adatta meglio alla parte tradizionale della salute, un'evoluzione di quelli che sono i supporti diagnostici come la TAC, la PET, la risonanza magnetica. Cioè questi sono tecnologie che supportano il lavoro del medico, ma non lo sostituiscono. Nessuna PET prende una decisione su un paziente, ma la PET serve a far prendere la decisione al medico. È un altro ambito dove secondo me l'etica conta tanto, è proprio quello della sicurezza, Paola. Sì, assolutamente. Sono due temi che camminano un pochino di pari passo, ecco, se così possiamo dire. Sotto questo punto di vista, per noi l'etica è uno dei, diciamo, un po' dei pilastri, ecco, per quanto riguarda lo sviluppo e soprattutto, diciamo, l'impiego della nostra intelligenza artificiale, proprio perché noi abbracciamo l'etica e la valorizziamo non soltanto per quanto riguarda, diciamo, materialmente, ecco, la valorizzazione del business, ecco, in termini appunto di risparmio, ma andiamo, diciamo, anche a valorizzarla per quanto riguarda proprio l'abbattimento di tutta una serie di fenomenologie, voi appunto nell'ambito privato, quindi nelle grandi aziende, nei retail, nei negozi, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l'ambito urbano, che è un altro, diciamo, dei nostri focus su cui andiamo a indirizzare il nostro business. Quindi non andare, diciamo, a ledere questi diritti, e in particolar modo, come ad esempio, diciamo, i diritti relativi alla libertà delle persone, ma quindi, diciamo, andiamo un pochino a guardare oltre, cioè alla prevenzione di queste fenomenologie, e quindi andiamo proprio ad abbracciare sotto questo punto di vista i principi etici. Bene, allora, qualcun altro vuole aggiungere qualcosa in merito all'etica? Perché è un tema che trasversalmente riguarda tutti, chi si occupa di startup, chi si occupa di creatività, chi si occupa, quindi non voglio mettervi in difficoltà, chiunque voglia esprimere qualcosa può alzare la mano, altrimenti procediamo perché abbiamo completato gli argomenti su cui ero molto curioso di quello che fate quotidianamente con le vostre aziende e soprattutto per altre aziende. Quindi il sistema Italia secondo voi è pronto per ricevere
questa innovazione che deriva dai processi dell'intelligenza artificiale? Lo chiedo a Dario Freddi. Ma sicuramente, se noi guardiamo banalmente a quello che sta succedendo come domanda offerta in uno scenario di mercato che non è certo fra i più favorevoli degli ultimi anni, c'è una domanda quasi inspiegabile rispetto appunto a quello che uno potrebbe pensare fossero lo stato delle cose. E quindi io credo che ci sia assolutamente tanta consapevolezza che forse non c'era negli anni passati o che comunque va crescendo, e penso che questo poi si traduca in investimenti concreti. Quindi credo che la risposta sia assolutamente sì, e lo vediamo tutti i giorni, secondo me, perché come dire, è molto semplice dire che un ecosistema di qualunque tipo sia pronto o meno, ma poi quello che conta è effettivamente le transazioni che vengono effettuate. E io credo che oggi, guardando diciamo sia i risultati che vediamo noi internamente alla nostra azienda, al nostro gruppo, ma sia anche guardando a come si stanno muovendo tante altre aziende di cui ho profonda stima, io credo che la risposta sia inevitabilmente sì, e penso che tutto questo andrà ad aumentare nei prossimi anni. Chiudo con una domanda a me molto cara, che riguarda il mondo del customer care. Vado da Nicolas. Allora, il ruolo dell'intelligenza artificiale rispetto alla semplificazione nella gestione della cura del cliente successiva all'azione di vendita di un servizio, di un prodotto? Beh sì, allora, come tutti che stiamo qua seguendo questa tavola rotonda, sicuramente abbiamo fatto il focus su una parola: dati. Questo è, diciamo, alla base di quello che è poi anche la customer care e tutto quello che ne segue. Perché se noi pensiamo che ogni conversazione, ogni dialogo è formato da parole, l'unione di queste parole creano delle informazioni, quindi dei dati, allora noi, grazie all'intelligenza artificiale, siamo in grado di poter estrapolare queste informazioni che provengono direttamente dalle parole, che possono essere dai clienti stessi. Di conseguenza noi abbiamo la possibilità di lavorare sia post vendita oppure pre vendita, oppure andare addirittura a creare o avere le idee chiare su come andare a sviluppare il prossimo prodotto da lanciare il prossimo anno. Tutto questo si basa tramite la raccolta dei dati e la relativa analisi che viene fatta dall'intelligenza artificiale, in questo caso dall'estrazione delle parole provenienti dalle conversazioni. E questo che cosa ci porta a realizzare? A creare delle situazioni, dei rapporti estremamente personalizzati verso il cliente. E quindi ci aiuta a poter essere più umani, paradossalmente, nei confronti dei nostri clienti, e di conseguenza poter aumentare le vendite, poter avere anche una brand reputation positiva, perché se tante persone si sentono, come dire, coccolate, come se fossero trattate one to one, ma parliamo magari di decine di migliaia di clienti in un solo giorno, e allora lì è inevitabile, insomma, avere, certo, dei benefici sia lato marketing, sia reputazione, e soprattutto sia incassi o comunque a livello economico, ecco. Se qualcuno di voi si sente di voler aggiungere qualcosa, alzi la mano adesso o mai più, perché stiamo per andare in chiusura. Non vedo mani alzate, quindi io ringrazio. Posso lasciare con una citazione a me, sì, molto cara, in merito a quanto riguarda l'etica. C'era una frase, se non sbaglio, di Ted Nelson, che diceva: la buona notizia è che i computer fanno quello che gli dici di fare, la brutta è che fanno quello che gli dici di fare. Perfetto, questo mi sembra... Perché si collega poi, come abbiamo visto, no, anche soprattutto per il lavoro che fai tu, soprattutto per il lavoro che fai tu, hai una grande responsabilità. Sì, perché comunque noi siamo forse la branca più vicina a quella che riguarda la creazione di un cervello, per certi versi anche senziente, di una macchina. Quindi sicuramente ci tocca molto questo tema, però è chiaro che alla base di tutto c'è il benessere dell'essere umano, quindi delle aziende, dei clienti, delle persone. Quindi l'approccio business di queste tecnologie sicuramente, per quanto riguarda noi, porta anche
l'umano a sviluppare queste soluzioni a fin di bene o comunque per aiutare. Bene, come avete sentito abbiamo parlato di tanti temi, tanti settori, abbiamo detto energia, salute, marketing, sicurezza, abbiamo parlato di telecomunicazioni, anche di immobiliare, insomma veramente cioè, abbiamo messo qualunque cosa, quindi tutte le aziende, tutti i settori sono coinvolti in questo mondo. E allora saluto nello stesso ordine con cui ho salutato all'inizio, quindi senza far torto a nessuno, inizio da Silvia Pagaria di Tech Data. Grazie per il prezioso contributo e grazie per essere stata con noi oggi pomeriggio. Aspetta che non ti sento Silvia un attimo, ecco vai. Eccoci, ero in muto. Grazie mille a te Paolo e a tutti i colleghi che hanno partecipato oggi. Grazie anche a Mario Petruccelli di Zulla. Grazie a voi. Ad Alfredo Nulli di Nuvol. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Grazie a Nicolas Moreno di Officina Tecnologica. Grazie, grazie a tutti. Paolo Lombardo di X Servizi. Grazie a te Paolo, a tutti i colleghi e alle persone che ci hanno seguito. Grazie. Marco Crespigna di Think Forward Group. Grazie Paolo, ottimo coordinamento e grazie a eWeek che ci ha ospitati. Grazie a Dario Freddi di Secomind. Grazie a voi, arrivederci. Grazie a Davide Bottalico di Takeda Italia. Grazie e buona settimana dell'intelligenza artificiale a tutti. E grazie a tutti voi che ci avete seguito, su YouTube, che ci avete seguito su Facebook, che ci avete seguito in tanti su Casa Italia Radio. Grazie, appuntamento all'iWeek dal 9 al 13 maggio. Per i ritardatari, mi raccomando, all'interno del sito scaricate il ticket perché avete accesso a tantissimi contenuti esclusivi e sinceramente ci incontreremo altre volte all'interno di questa settimana e secondo me vale la pena perché i contenuti che riceverete sono veramente di altissima qualità. Restate collegati con tutti i canali social perché da lì riceverete sempre informazioni su come